bando alle ciance e al via con questo nuovo episodio di Progetto Zomboide. Vai con la sigla. Progetto Zomboide, Zomboide, Progetto. Secondo me oggi è giornata di andare in città e cercare di fare la libreria, la cosa di polizia, quelle cose lì. Quindi mi armerei di armi. Cosa succede? Io credo che il pompa sia il migliore, no? Dipende, di qual è la portata delle armi. Range. Più la cosa è bassa, più fanno cagare, secondo me. Cioè, più sparano da vicino. Però se vogliamo pulire le orde, in teoria gli shotgun sono i migliori, hanno range più basso. Sì, quello sì. Perché certi, tipo i pompa prendono anche 3-4 zombie se sono vicini. Però giustamente devi fare da vicino. Poi io proverei questo. Che chiede 12 G magazine, è da lì che si vede che magazine vuoi. No. Sì. 12 G. E poi dal magazine, no, 12 G è un caricatore. E come faccio a sapere? E dal caricatore vedi che munizioni ti servono. Ossia? Però mi sa che non abbiamo caricatore, cioè ce l'ha già dentro il caricatore? Sì. Allora, estrailo. Contains magazine, sì. Fai il tasto eject destro. Eject magazine. Esatto. E ci metti il cursore sopra e vedi che non c'ha bisogno. Ammo type 12GG shotgun shell. Quindi 12G... Ah, questo qua. Box off. Sì. Abbiamo solo un box però. Qua vediamo cosa c'è dentro. 25 proiettili. Non tantissimi. E posso... Devo rimontarmi l'arma però adesso. Ragazzi si fa... Insert magazine. Poi una volta che ho il magazine inserito, cioè non devo smontare il magazine tutte le volte per mettere i proiettili, sarebbe non senso. Ah sì. Devo fare così, sì. Veramente? Ah sì, per forza. Per quello sarebbero forti armi di cui non hai bisogno un caricatore. A colpo singolo, quella roba lì tipo. Ma tipo un fucile a pompa è che non ce l'abbiamo, mi sa. È che funziona per il shotgun shell, no? Dobbiamo per forza... Insert one bullet in magazine. Perché probabilmente ne mancava solo uno. Ammo count 7 su 7, sì. Ok, e poi tasto destro, non posso neanche... Devo farlo dall'arma. Minchia, che palle. Non devi smontare niente, basta che premi R. Ah, ok. Sì, ma dopo glielo devi togliere comunque. Vabbè, sì, con R è come ricarica, vabbè. Che cazzo. Non è che abbiamo... Abbiamo tanti... non abbiamo così tanta roba. Abbiamo 5.43. Beh, dobbiamo andare alla police station apposta, immagino, no? No, ne abbiamo di armi, bro.
Sì, ma non abbiamo munizioni. No, abbiamo 20 box di alcune. Però Ma bisogna se non ci trovare. servono un cazzo. Dobbiamo provare a trovare l'arma giusta. Beretta M9 45 0,50. Comunque te lo dice dalla descrizione, credo. 3,57. Ma è complicatissimo, bro. .57, qua c'abbiamo 10 proiettili per la pistola. 30 SPG ACP, ok, questi qua. Tipo di 39 mm ne abbiamo tante. Abbiamo 20 boxes. Comunque io c'ho 25 colpi più quelli in canna. Tu prenditi quello che trovi. Io ho trovato una pistola. Tanto un po' usiamo la macchina, poi scendiamo, li facciamo e boh. Sì, ovvio. Giù. La prima volta che uso un'arma, eh. E mentre tu ricarichi, vado a prendere un'acqua. Ci deve una fondina. Cosa? Non abbiamo fondina in più, vero? Speriamo di trovarla. No. Vabbè, dovremmo. Che cosa? Prendere qualcosa. Ah, una fondina. Ci Speriamo di trovarlo, sì. voglio mangiare qualcosa, boh. Tu hai fame? Vai, cucino qua. Lievemente, sì. Faccio un paio di insalate di frutta. Comunque mi porto delle spiar io, E anch'io mi sono una. eh. Ne ho fatte, ne abbiamo tante. Abbiamo 27, bro. Non Allora, lesinare. Ho crafted spear, non posso metterla in belt. Non posso metterla in holster. Che cazzo di senso ha allora? probabilmente sto dietro, sì. Approfitto del fatto che abbiamo dell'acqua. Io andrei con una macchina buona e proverei. Magari uno sta in macchina, l'altro prova a sparare. Tipo, provo a sparare io con la shotgun per vedere un po' come sono. Così in caso scappo con la macchina con te. Oppure la lasciamo accesa e scendiamo entrambi, però. Stamattina abbiamo mangiato questa insalatina. Ciao Dani, grazie per i due, bentornato. Let's go. Puoi spegnere il generatore se vuoi. Sì, pigliamo una macchina buona, va, poi in caso. Tanto ne abbiamo tre di buone. Questa non è buona.
Siamo sta messa. Chiudo la porta. Facciamo un esperimento andando nella zona della libreria, poi vediamo un po' com'è. Dunque, Food Mart, okay. Questa è la via piena. Però la libreria è più in giù. Lì che c'è gente dentro. Lasciare la macchina qua, pronta per andarcene in caso. Luce accesa. Ma proviamo da sotto. Qui si può sparare anche attraverso le porte. Porca zio, che bordello. Lo shotgun andrebbe provato un po' su un'orda. Ok, là c'è un gruppetto. Però ci sono questi qua. Facciamo prima questi qua. Devo avvicinare un pelo perché sennò. Un abbraccio. Ok, questi qua sono quattro. Morti tutti. Accumulare un'orda qui non è facilissimo perché abbiamo pulito. Sì, forse la shotgun è da usare più da un'altra parte. Meglio la pistola adesso. Pierre, piccolo. Grazie mille per l'anno. C'è ancora un ragazzo qua dentro, eh. Puliamo questo Mendis. Arriva un altro. Vado da fuori, aspetta. Sito mi sembra già buona, eh. Vabbè, facciamo sto Mendis allora, già che siamo qua. Forse Non tanto che ci sia molto. c'è la cucina. Aspetta Ah, sì, dietro, sì, forse dietro. che sento rumori. Qua. No, qua c'è la strada. Che è sopra? Sopra. Il piano sopra il mio. Qua ci sono più di uno che bussano. Che è qua? No, Che scale cazzo ci sono, scusami. no, ma è qua nella mia porta. Ne sentivo due. Adesso non posso mettere il jazz perché mi disturba. Ah, è vero, c'è un piano di sopra, eh. Come cazzo ci si arriva? Aspetta Qua, c'è la porta di fianco a me. Qua, bro. Ah, che c'ho. occhio, Ho visto.
Fammi provare lo shotgun. Buono. Per le horde, secondo me. Sai che ci mancava di libri? Aspetta che c'ho Michael Jackson qua. Crowbar, vado. E sono tre. Ah, minchia, credo fossi tu. Ok, qua ce n'è altri due. E un altro dietro. Comunque non c'è Metal Working all'1 qua, mi sa che. Non c'è Metal Working all'1 qua. I libri erano 3. Metal Carpent o 4? Sì, 3 mi pare. Carpentry al 4. Foraging al 3. Aspetta, sto vicino a te, guarda un attimo l'iPad. Controllami che non mi succeda niente. Sì, sì, sì. Dunque. I libri che ci servivano erano Foraging al 3, Fishing al 4. E poi gli altri due, Metalworking e Carpentry. Foraging al 3, Fishing al 4. Foraging al 3, Fishing al 4. Metalworking al 2. Fishing al 4. Godo. Ok. Basta, mi sa. Non c'è. Foraging al 5. Quindi foraging al 3. Davanti alla macchina, intanto. La spengo o no? No, adesso esco. C'è, c'è. Che sfiga. Ah, sì. Sai che ci conviene rifare un giro a scuola. Ma a scuola avevamo pulita bene. Anche le classi e tutto? Sì, ho fatto io. Dentista, possiamo trovare cose utili secondo te. Beh, roba medica. E questo qua sotto cos'è? Uno. Una banca, è inutile. Aspetta, non sono andato a prendere le cucine di Mendis. Un secondo. Un sacco di perishable marcio, te lo prendo. Sì, sì, sì. Non mi gira la dentista. Chiuso. Non è.
20 sigarette. È un po' magra come lutate, devo dire. Non c'è niente qua. Sei dal dentista tu? No, no, è chiuso, non c'ho cazzo di sfondare tu. C'è una finestra aperta. Insurance. Boh. Ah sì, comunque. Andiamo alla police station. Yes. Beh, comunque questa zona adesso è a posto. Sì, probabilmente nelle case abbiamo più probabilità di trovare robe. Spegnerei la macchina, qui dovrebbe essere più tranquillo. Chiaro, cioè non mi sa che ci hanno già sfondato le porte blindate. Double Oster, bro, per te. Oh, buono. Beh, double... Buono, però. Almeno. Se non mi ricordo male, quel... Ricordo. È piccolo sto posto, comunque. Sì. Holster. Ah, dobbiamo sfondarle queste. No, possiamo smontarle queste qua, no? Sì, si possiamo disassemblare. Altri posti hai già controllato tu? Sì, ma lì ci sono le celle, non c'è un cazzo. Non sono andato nella porta quella lì rossa. C'è anche un'altra porta nera qua. Ah, sono interrogatori. Porta rossa, dici. È il cesso. Io qua ho aperto. Ok, locker room potrebbe esserci la roba, no? Sì. Con le docce dietro, ok. Beh, ci sono vari vestiti da... poliziotto. Minchia, cocaine brick. Ho trovato 8 box di... Ah, cocaine brick, buono, ci sono 22 bustine. Servirà per allenarti. Zaino pieno. Oh, mi sono trovato uno zaino... buono. Un ragazzo. Due ragazzi, tre ragazzi, però. Ah, io sono pieno. Arrivo. Oh, prendiamoci i vestiti, credo.
67 di bagagliaio c'ho questa. C'è anche sto magazzinetto qua di fianco, eh. Controllo se trovi uno zaino più grosso nel locker. Speriamo. Bisogna andare a zona militare. Io prima andrei a Moldro comunque a cercare le cassette, così Sì, ci vediamo anch'io. queste cazzo di cose. Cassette e altre librerie di Moldro, diciamo. Poi la... C'è piena, minchia. Vabbè, tanto non c'è più granché qui, eh. E cosa volevo fare? Volevo vedere nei locker. Police bag. Ok, un'altra cosa antiproiettile. Io gli osser li ho presi tutti, che comunque sono utili in caso. Sì. Niente di bello qua. E vediamo qui. Ah, qua hai svuotato tutto già. No, non tutto, tutto. Sto tornando. Prendo quello che riesco. Che altro. Ti metto un po' di roba per terra, poi la metti tu dentro. Perché per me è pieno. C'è la cassaforte, ma è chiusa. È inutilizzabile, mi sa che serve una mod per... Non puoi neanche piccapparlo. Forse ci vuole la chiave? No, non sembra Bah, proprio è interagibile. proprio esatto. Non è neanche un oggetto, capito? Abbiamo preso tutto qua, eh. Possiamo vedere... Questo locker qua davanti. Ok, ma non è un locker, è un tipo un salotto. è un locker del coso. Del negozio. Vado a aprirmi. Mi sa che è meglio di no, fra, eh. Dentro? Sono tipo 5 o 6 zombie che stanno battendo. No, fuori per entrare dentro. Beh, un colpo di shotgun si fanno. Il problema è che abbiamo finito lo spazio. Allora, questa roba la metto dentro il serio. Quello dietro, rear. O right? Se mi tengo su, right. Ah, sono entrambi. Allora, per riempirne prima uno. Io pieno. Allora, io ho ancora un po' di zaino, eh. Io ho messo un po' tutto.
Ah, scendo a dare un, a dargli un colpo. Tu in casa qui c'è la macchina che non so bene. Ok. Cioè, se arriva altra gente, per via dello sparo, boh. Che funzioni benissimo, devi arrivarci proprio più vicini. Facciamo un pry op, no, entrando dalla finestra. Che sono già stanco io. Non so se sono solo mobili. Yeah. Ciao Corona. Sì, sembra una zona tutta mobile. Sì, sì, sì. C'è un cazzo. Quindi abbiamo fatto questo. E questo e questa era là. Andiamo anche a vedere il food market. Ah, siamo pieni, la macchina è piena. Sai che possiamo andare a prendere il trailer, quello che c'era non al negozio di alimenti che abbiamo svuotato un po' più sopra. Quello dove volevi fare un'altra trappolona. Lì c'è gente però, eh. Ah, facciamo un giro per vedere comunque se c'è gente. Poi io sono già parecchio stanco e non... Anche io un po' di sonno. E fame. Ma il food market è qua però. Per almeno dovrei scambiarmi un po' di roba. Ah, veniamo con un camion. Guardiamo più che altro come la situa. Qui più o meno abbiamo pulito, no? Ci siamo arrivati. Senti come... Che cazzo di bordello che c'è. Qualcuno? Uno? Uno, mi pare. Uno qua, ma in fondo ce n'è di più. Sono abbastanza sicuro. Ho Corona. Un bacino. Qua c'è qualcuno, credo. A parte questo. Boh, sì, anche questa via sembra abbastanza a posto. C'è il Town Hall. Questo che cazzo è invece? Niente. Non siamo andati a vedere al piano di sopra. Scusami, Enigma Books ha un piano di sopra? No, no, no. È un piano di sopra perché ci hanno stanno. C'è Enigma Books. Come ci si arriva al piano di sopra? Lì c'è la porta di libro. Ma sei andato a vedere? No, no. Vado. Sì, sì, probabilmente sono edifici. No, sì. Come sono appartamenti. E c'è gente. Oh, belli queste case. Beh, prendiamoci il cibo di questi, cazzo mio. No. Così almeno lo marchiamo come fatto per bene sto edificio. Minchia, aveva un sacco di cibo. Ci sono anche le librerie. Ah, questo da smontare è buono. Sì.
Trapping, fishing all'uno. Ho due Doppio crowbar. kitchen knife. Eh? Qua due crowbar. Ho trovato comunque una quindicina di lattine, eh? Alluminio serve qualcosa? Per la metto tipo. Sono le 22:10 poi, bro. Sì, Devo dai, torniamo a casa. andare. Toolbox. Con No, due martelli. martelli e basta, cioè, no? Ma ne Se frego. Uno me lo prendo. ci metti il cursore sopra, te lo fa Ho vedere, visto, ho c'è roba visto. dentro. Il bagno hai fatto tu? No. Non c'è niente allora. Questa stanza l'hai guardata tu invece? Sì. Sento rumori, eh. Ma sono io che giro la macchina. Forse, no. Vabbè, dai. Può andare meglio, può andare peggio. Possiamo continuare a cercare di lootare quella zona, boh. Non vogliamo andare molto, o vogliamo continuare a pulire Aspetta, qua? aspetta, che scendo. Ah, sì, scusa. E non so bene che cazzo possiamo trovare. Cioè, in realtà nelle case, secondo me, non è così improbabile trovare questi cazzo di libri, però. Chiudi la porta. Sì. Io farei una cucinata, eh. Sì, tu cucina, io svuoto. Non so, adesso. Adesso ci penso. Molto molto Sei bene. OP. I favoriti me li sposto che lo conto come zaino. Marione! Quei 31 mesi, 31 mesi. Bell'età. Procede la base. No, la base è a posto. È un po' il loot che non troviamo grandi robe. Ma non è che non troviamo quello che vogliamo. Sempre quella la storia.
Roba con i sedili invece me la metto nel culo. Ah no, posso entrare con la carriola nella macchina. Ok. Ah, questo non lo sapevo. Probabilmente non ci avevo mai provato. Sì, perché te la conta proprio come se fosse un Lo touch. zaino. Ah, Moldro secondo me ci sta e col... Bisogna capire un po' come affrontarla, Moldro. Ok, una zuppa pronta. Ancora svuotando io, Sì, intanto ho dovuto cucinarlo una alla volta perché non è troppo pesante. Possiamo andare a fare un giro e vedere un po' com'è Moldro in generale. Puoi capire. Sì, anche secondo me potrebbe essere fattibile essendo alla fine di Moldo. Però il problema è sugli arrivarci. Facciamo il giro da fuori, boh, adesso vediamo. Ok, c'è ancora della roba medica del non perishable. Niente che un paio di colpetti qua non possono fissare. Ok, è rimasto solo del non perishable. Te lo cago qua nella tua farm. Ho sbagliato.
Sto shotgun me lo tengo in camera così non lo confondo col resto, va. Che dato che abbiamo capito che funzioni, chi ha? Sono andata. Mangio e... Anzi, mangio domani mattina. Ero ancora un po' stanco. Anch'io in realtà. Vediamo della vitamina in casa. Quindi in frigo immagino. Eccoci qua. Non sto più ingrassando, eh. Sono ingrassato 5 kg, ma... Però forse era un po' che non Adesso... mangiavamo. sì, infatti. Bah, facciamo un giretto a Moldro e vediamo com'è. Perché Sì, va bene. Ci dobbiamo buttare una bella macchina. Aspetta aspetta, mettiamo in pausa il gioco un attimo, che tanto. un attimo che arrivo alla piantagione per vedere come stanno. Ok. Pausa. Non so se è veramente in pausa perché mi dice uno di due, però boh. Adesso per forza. No, aspetta, ho sbagliato. Ok, adesso Adesso no. siamo in pausa. Project Zomboid Map. Vediamo un po' in sta città che cazzo c'è di ancora interessante. Cioè, le case sono sempre buone, eh? Perché quelle dei ricchi possiamo Mi sa che ho trovare. sposato, per sbaglio. E per il resto, in centro, non è che ci sia. Potrebbe esserci. Ci sono altri negozi di cibo. Vabbè, ma cibo adesso siamo a posto per un po'. Sono dei magazzini con le casse per vedere se sono nails, roba lì, ma... Quello alla bisogna potremmo farlo, ma. Questo abbiamo fatto, questo abbiamo fatto, questo abbiamo fatto. Comunque dobbiamo mandare a Moldor, andrei a prenderlo il coso comunque. Rimangono le case fondamentalmente, perché la scuola elementare l'abbiamo fatta. Questo che cazzo è? È un motè farmhouse. Abbiamo tutte le case in centro. Anche O Pescara Moldor ci andrei comunque. per le videocassette più che altro, perché quelle ci servono più di un'altra cosa. Ah, Moldro. Moldro si va giù. Dunque, c'è un gas to go al fondo, diner, restaurant, VHS store, che è al fondo, appunto. Esatto. Stremmo. Il problema è che qua da pulire ci sarà da pulire di sicuro, eh. C'è un po' di molo, non lo so. Molotov rischiamo di dare fuoco alla città. Secondo me. All'inizio ci sono i garage, però abbiamo lootato i nostri, cioè la warehouse, quelli ce l'abbiamo. Io vedrei le parti in fondo, proprio. Proprio Ok, VHS però... Store, Police Station anche c'è al fondo. Queste tre qua, Bookshop, Police e VHS, lotterei. Non sono proprio così al fondo, sono già abbastanza in mezzo. Cioè, sì, sono al fondo, ma sono collegati al centro, questo voglio dire. Comunque, ci sta. Dobbiamo comunque andare a dare un occhio, non è che... Ci sono delle altre warehouses che possiamo fare sulla via di là. Ok. L'ho sposato, vedo. Facciamo così. Non so, mi porto lo shotgun. Direi di sì, ne porterei anche io uno, visto che abbiamo trovato un po' di munizioni. Per quello. Dateci con una macchina, sì. Portiamoci una gas can nel baule.
E poi conta che se troviamo tipo 3-4 WorkS di carpenteria, libro. Beh, no. Guardare il WorkS senza aver letto il libro. Potremmo portarci la carriola e mettere la carriola nel bagagliaio, forse. No, perché diventa sempre più pesante la carriola. Non so quando si convenga. Beh, possiamo andare col camioncino che ha un po' più di spazio, però non ha i sedili, quindi forse è meglio questa. Ah, minchia, ho finito l'accendino. Let's go. Adesso no. Madonna, quanto è lunga la strada, bro. Neanche così tanto. Quindi le zone sono tipo queste qua. Stare attenti agli ingorghi più che altro. Sei? Ah, non ho messo la gasca nel baule, ma la prendi tu. La prendo io. I gas can sono... Dovrei prendere. No, Ho preso no, questo perché ha il motore un po' meglio. no. Dato che dobbiamo fare i chilometri. Sai cosa potrei portare uno zaino? Aspetta, che prendo uno zaino per mettere solo le VHS. Tanto non pesano nulla. Primo viaggio lungo. Stai già sbagliando direzione. E voilà. La tecnica dello zainetto è veramente proprio. Te lo impugni primario e con le VHS le svuoti in un secondo. Che ti viene proprio come se fosse un'altra borsa che hai addosso, no? Sì, primario e secondario. Qua guidare veloce è pericoloso. No, no, è una pazzia. Anche perché al curvone in fondo qua mi sa che c'è un Mecklenburg. Dove cazzo è finito? Sì, incidenti e good call. No.
Poi cambio l'icona, ma non so se sono di fretta con gli zombie che mi guardano. No, qua siamo ancora fermi sul terreno. C'è qua di giallo. No, c'è qua c'è Qua siamo all'inizio, no? Piffo. Ah, qua non siamo ancora. Cioè, qua c'è il primo curvone, tra poco, che c'è il primo ingorgo. No, ma qua non siamo ancora Moldro. Siamo a metà strada. Ok, cominciare a rallentare perché qua mi sa che... Ah, ecco, infatti. Qua passo di fianco. Ah, sì, per forza. E poi ce n'è un altro appena finisce la curva. Ok, arrivano zombie. Ci doveva essere la seconda parte poi. Qua ci sono delle roulotte al ritorno in caso vediamo che è fattibile, ci possiamo fermare anche Questo era facile. Bello questo camion. a questo è messo bene anche. Poi qua quando sarà ora di fare un metalworking veniamo qua, smontiamo tutte ste auto, le carcasse. Beh, che ce ne abbiamo uno anche vicino a casa. Ho segnato uno sul curvone, ma è sul curvone. No, non abbiamo fatto il nostro passaggio, ce l'ho già. Infatti l'unica parte scomoda è un pezzo della curva. Sto andando giusto, non ho mica controllato la strada. Sì, io me lo ricordo, tranquillo. Vabbè. Tutta guidata fino a Moldro, praticamente. Cioè, alla fine è tanta strada, ma non è così tanta strada, bro. Perché è tutta dritta. Mi basta seguire la strada principale. Ok, questa è l'ultima curva, poi siamo a Moldro. C'è stato proprio un investimento. Per fare queste cose bisogna partire la mattina presto, però, perché questo sarà più un Ah, giro di sì. perlustrazione, credo. Ma possiamo dormire in macchina, boh, vediamo. Quanto ci abbiamo messo in game? Un'ora e mezza, due. Adesso è dritto fino in fondo. Poi qua comincerà
Il delirio. Ho un orologio. Ah, la fattoria qua vicino io ci andrei, poi farei una run apposta solo per quello, perché proprio in disacchero. Gente ce n'è. Ricordiamoci davanti a questi edifici verdi di segnare che c'è un incidente. Poi blu-giallo. Dovremmo essere quasi arrivati. Essere questo, no? Sì. Ah, no, 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 il prossimo. No, scusa, il prossimo ancora dopo. Qua c'è il bookshop. Cazzo facciamo, Deve essere la fine di questo. Oh, bello quello. Quello lì è blindato, se riusciamo a prenderlo, cazzo, sarebbe la svolta, eh. bro. Ma sai cosa possiamo fare? In teoria possiamo modificare i veicoli e renderli blindati nostri, eh. Quindi poi veniamo qua e... Comunque, secondo me, sparando questi ce li ammazziamo un po' tutti, sai. Questo La sarebbe il macchina, VHS intendo. Store, giusto? Sì. No, più avanti qua. C'è scritto VHS. Dove stai andando, bro? Sei già troppo Sto avanti? capendo. No, ok. Così ne continui ad attirare, non so se ti conviene. Tiro qua e poi li lascio qua. Proviamo a passare dalla via dietro. Quello verde comunque sulla mappa. Sì, ok. Questo qua. Prova a sparare dalla finestra, che ne so io. In teoria ne ammazzi a gruppi con lo shotgun. Ma non c'ho l'orso. Che li attiriamo ancora di più. No, mi è caduto il... Niente, non ho più il magazine, mi è caduto. Terra. Qua bisogna dargli fuoco, bro, non c'è altra. Proprio non. Però tu non abbia finestrino aperto. No, ma perché volevo provare. Non riesco ad avvicinarmi a un'orda e mirare e non morire. Prova ad andare in mezzo agli alberi un attimo, ci switchiamo di posto.
Tu ce l'hai chiuso il finestrino, no? Sì. Quite inefficace. Cioè, li devi far avvicinare troppo, che è troppo pericoloso. Una volta che sono mirato al massimo, non posso più guidare. Bueno. Devi andargli fuoco, bro. No alternative. Ora il tema è che dargli fuoco con le Molotov ci dà fuoco sicuramente al bookstore. So, I'm not sure. Ok, questa è una buona posizione per testarlo decentemente. È inciampato. Forse che credo sia scarico. Questi sono buoni. Vediamo con un gruppo un po' folto cosa succede. Non è male. Il problema è che con la macchina è impossibile di farlo a piedi. Deve avere abbastanza proiettili per processarli tutti. Ma secondo me se io guido tu spari per la tattica. Più o meno perché... Ah, possiamo anche tornare indietro, eh? No, sicuramente torniamo indietro. Siamo fatti un'idea almeno. L'idea è che è terribile. Terribilissimo. Poi posso sparare anche dall'altro lato? Sì. Oh, secondo me dandogli fuoco con un campfire... No, allora... cazzo, sarebbe stato da sento fare stavolta il campo. Con le armi da fare a piedi comunque, secondo me. Perché tu scendi, cammino. No, tutta mano, no, ma quando c'hai un'orda anche grossa, ti metti fermo, pem pem pem, vai indietro, pem pem pem. Ci prendiamo due shot in una testa e via. Sarà qua, non sarà molto. Che se no uno va più in giù e si tappa lì il campfire. Ah, che sì. Se porta. L'altro esatto per i porti. È che se, cioè, se io vado in giù a settappare il campfire mi trovo altri zombie, è come pulirsi un po' il culo con i coriandoli.
maglietta da spostare un po' qua. Bottolo perfetto. Anche il furgone è dopo, sì, mi sa che è dopo. C'è un sacco di gente proprio per strada. E qua, ma è troppo pieno. Invece l'altra cosa che volevo fare era la military base. Sì. Che però è verso Louisville. Quella è più... Non so, secondo me c'è più gente là, eh. Di qua. Però... Com'è? Merda, ho sbagliato strada. Però l'altra volta in realtà... no. Che dopo si accuma. Secondo me è più... è molto più pieno di là. Altro perché è più concentrato, sono più concentrati. No, secondo me Moldro è un buon posto per imparare a fare il coso. Il military checkpoint è... potremmo provarlo qua. A mettere il campfire, no? Alla fine tanto vengono abbastanza, cioè se poi suoni c'è un bel range quello robo, eh. Mm-hmm, sì. Tipo lo setup qua va già bene, secondo me. Per dire. Possiamo fare un test di distanza facendolo qua. Qua siamo anche vicini a casa, possiamo farlo relativamente tranquillamente, no? Mm-hmm. Ok, domani facciamo questo. Proviamo a fare un campfire qui. Bruceremo tutte le foreste, ma sti cazzi. Perché non ho tante altre idee. Cioè il campfire è abbastanza fondamentale, perché anche se veniamo con 40 molotov, cioè poi non è detto che le usiamo giuste. Siamo in due, potremmo rimanere... è molto più complicato, secondo me. Invece il campfire, il punto è che bisognerebbe venire con una macchina della polizia e una macchina normale. E poi lasciare la macchina della polizia, perché stare qua è tosta, eh. Ah, sì. Bisognerebbe un attimo vedere se si può fare rumore con le macchine. Cioè rumore sarà al di là del cazzo, intendo. No, punto sbagliato in cui fermarsi. Se no ho tirato su. Se no l'alternativa, bro, è farci una macchina corazzata. Secondo me non è una cattiva idea. No, giù giù. Dove stai andando? Di questa strada? Sì, devi continuare giù. Ma è uguale, ci ricolleghiamo alla città anche da qua. Anzi, guarda qua. Due macchine della polizia. Ah, queste sono sfondate. Completamente, dici? Mm-hmm. Questo è un buon posto dove testare il campfire, forse. Anche, ancora più vicino a casa.
Rischio contenuto e liberiamo una zona che non abbiamo mai liberato. Quello c'è pure un zaino figo. Forse è meglio di correre. Ah, uguale. Minchia, guarda, pure questo c'ho già un figo. Se tipo arrivassero tutti questi qua, non sarebbe male. Per arrivare al pivot. Oddio, c'è ancora incendio qua, non ci credo. Questo dove c'era il gazebo? Ma sono sempre gli stessi. Secondo me perché non ci sono i chunk caricati, allora. Boh. Non so che cazzo sto facendo. Boh. Non ti conviene portare verso. Insomma, prima li raduno giù, poi porto su. Oh, forse la macchina. Possiamo provare a fare una macchina. Sembra abbastanza cool. Io poi. Ci sta. Ah, qui abbiamo messo la cosa già. Ah, questo è un posto sacro, direi. Magico. Ma cosa c'è? Questo è dietro dove abbiamo pulito, È qua eh. dove c'è il trailer che voglio prendere su io. Anche qua si può provare. Ah Eh sì, sì, qui volevi provare qua. è dove volevo provare io. C'è una macchina in cui mettersi di fianco. Oh, comunque noi siamo stati nell'edificio cioè dentro sto edificio, eh. Non so se c'è tutto intorno. Boh, adesso che l'abbiamo lootato, anche andasse male. Ripeto, non so che cosa sto facendo. Vabbè, è la ronda. Anche questa ambulanza, ma è distrutta. Dobbiamo trovare un modo riproducibile e reliable di fare queste cazzo di cose. Secondo me la macchina rinforzata non è una cattiva idea. Comunque è da provare ed è low risk, no? Cioè se vediamo che si sfonda rapidamente lasciamo perdere. Ah, finalmente una zona pulita. Cioè, alla fine qua la chiesa, minchia, nonostante ci sia stato un incendio gigante, ha preso qualche muro, non è che. Sì, l'ambulanza potremmo prelevarla, ma farci fino a Moldro così è da pazzi. Poi la seconda volta non sei manco morto, quindi alla fine. Prendiamo su anche questi veicoli qua, eh? Ci sono uno te lo attacchi tu e due mi prendo su io. Ma attacca solo sta macchinetta bianca, va. Allora, ma ce l'hai la tanica, no? No, attacca, Ma ce l'ho sti cazzi. io la tanica. Allora, No, dov'è? dove vai? Se ci metti la benzina, poi parti, no? Ma.
Tu torni con quella Ah, ma io dicevo questo qua, il taxi al furgone. e... No, ci sarebbero più quelli con le sirene, in realtà. No, pigliati quella e basta. Tanto sono qui, se ci servono veniamo a prendere. Adesso ne abbiamo 50 in C'era banda. anche la vicina alla police station dell'auto, forse c'è una macchina della polizia, non mi ricordo. Ci Provo ad sono andare a vedere un due attimo al macchine della volo. polizia. Adesso No, no, vicino proprio alla police station. sto facendo buio. Qua abbiamo pulito tutto bene, cazzo. Qua l'incendio è venuto fin qua. Ah no, qua c'è ancora della gente. Mi prendi per il culo, macchina di merda. Niente. Cazzo. C'è preso già benzina questo. Ripetizione, beh. Ogni tanto fa spum due volte, non so perché. Se no anche con una cappa si puliscono le volte. Non so, potremmo anche provare con un'altra arma. Boh, ci sono un po' di cose che dobbiamo provare. Come la vedo io, bisogna ammazzarli, sti figli di puttana. Allora, io proverei due cose. Proverei a potenziare le macchine e provare a usare un mitra o qualcos'altro in un gruppo decente, ma non super potente. Non Moldro, quindi. Tu che dici? La roba di potenziare macchine, non so se nemmeno abbiamo tutti i mag, abbiamo letto tutti i libri per poterlo fare completamente. Non so come funziona io. E poi ci servirà sicuramente metalworking. Beh, lo livelliamo. No, ma non abbiamo il libro, Cristo. Boh, andiamo per case qua e intanto impariamo a sparare. Ci può anche stare. Perché allora, se troviamo il fucile che supporta quei proiettili là, ne abbiamo tanti, eh. Lo shotgun è carino, però ha pochi proiettili e boh, è un po' così cos'ha. C'è voglia di cucinare. Sì, arrivo. Io adesso cerco di capire se c'è un mitra o qualcosa. Chi è che supporta i proiettili di cui abbiamo di più? Prendi un sigarettino. Questo qua, ad esempio, non è male, però 5 più 1, 30 slash Abbiamo, mi sa che non abbiamo il magazine. Ah, contain. 3. SAR auto dovrebbe essere, no? Ah, il mega. Ah, shotgun shell abbiamo trovati. Sì, l'abbiamo trovati qua alla PlayStation. Però questi qua. Vediamo il craftel per cosa ci dice. Perché è una box, devi aprirne.
Ok. Fede, non mi suggerire altri giochi mentre cioè, sto facendo questo, mo per un po' di tempo giochiamo a questo, no? Non porto molteplici giochi insieme io. Allora, 5.45 per 39, Project Zomboid, ammo. 0. Ah, ho scritto uno sbagliato. No, Falcus. Io proverei a fare un giro a vedere anche al checkpoint militare, se hai cazzo. Tanto è, penso anche più vicino di Mol. Chiapparaino. Oh, Andare questo pronti. Stanag Magazine. Vediamo questo cosa fa. Ah, serve il magazine, ok, perché in effetti qua mi dirà no magazine. Needs magazine to operate. Questo ce l'ha il magazine. Cinque punto 56 per 45. Abbiamo tre scatole solo. Gli Stanag Magazine vogliono questa, però tre scatole sono qualcosa. Sessanta colpi, ogni box c'ha 20 colpi. Ok,
Questo qua, il Benelli M4 Super 90, era quello che usavi tu? No. Sì. Forse con due pistole andiamo meglio che con i fucili, sai. Non so, il pistole lì hai lo sbatti che ti può cadere il magazine per terra. Pistole senza magazine non esistono. Sì, sono le cose, i revolver. Io ho trovato qua perché il revolver 545 non so che cazzo lo supporta. Tipo il chiapparino sono due revolver. E c'hai 5,45 dentro? No, i 3.38. Con 38 abbiamo 20 colpi più due scatole. Potremmo andare di quel di chiapparino. Gli Stanag Magazine sono i più... come dire, i Mitra sono tutti Stanag Magazine, da quello che vedo. Però ne abbiamo solo uno, mi sa, di... Oh, Chiapparino non sembra malissimo. La Colt ha un mag. Ok. Ah, tipo l'M14 ha un 308 win nato. Quindi M14, vediamo un po'. Non dice, non ci sono proiettili M14. Il problema è che sti cazzi proiettili poi non sono così facili da fare né da trovare. La fondina serve. Fondine ne abbiamo. No, ma non mi serve se col fucile. Io devo trovare un'arma che stia nella cintura. Ah, sì. Oh, per ora io uso questo qua. Però abbiamo solo 50 proiettili, cioè 60 proiettili. No, ancora due scatole. Abbiamo un match. Sì, c'è. Dice un po'. Non so. Serviva. 100 scatti, eh. Dormiamo? Yeah. C'è fame. Se ti spengo il generatore. Io posso alzarmi. Yeah.
Non so, dimmi tu dove andare, se vuoi andiamo a provare la roba di... Fammi fare una cosa, un campfire, anzi un compaio, abbiamo un po' di assi. Sai che no, dobbiamo fare legna, altro che... Eh sì. Boh, andrei a sparare un po' e pulire delle zone. Però che zona può essere interessante per trovare armi? Nei garage? Boh. Sì, io andrei a lottare quella via lì con tutti i garage dietro e quelle due vie lì. Perché hanno tutti i garage in quella zona, vedo. Facciamoci questa zona qua mezzo a piedi, mezzo sparando, è buono. Però io devo per forza trovare un'arma melee che sia nella cintura, sennò... Il machete non posso mettermi nella cintura. Non si di niente, bro. Vai, io sono... Sto googlando un po' di roba. No, le armi si trovano di solito nelle case, si trovano nelle negli armadi. Però, essendo case da ricchi, con i garage, penso ci sia più probabilità, no? Ma in realtà no, forse... Potremmo mettere un campfire più un allarme che suona. Una sveglia? Ah. Per provare. Ah, però dobbiamo, per il campfire dobbiamo per forza andare a fare legna. Io ti dirò, l'idea di andare per casa a sparare mi piglia bene. Facciamo quello. Andiamo a finire questa via qua. Pigliamo qualcosa di capiente, anche due macchine. Se... Io più questa. Non sarà il top perché non si accende sempre con costanza, però. Boh, io prendo questa rossa che mi sono messo lì. Anche per divertirci un po', insomma. Sì, esatto, per dare un po' di azione a questa vita. No, perché non c'è... In realtà diciamo che il gioco non ti vuole far pulire le aree, perché non c'è... I proiettili sono limitati. Il fuoco è difficile. Quindi boh. Cazzo siamo qua.
Madonna, quanta gente che c'è. Sì, l'idea del campfire qua continua a piacermi a me. Questa qua secondo me è buona. Però temo che sia campfire più uno in macchina, non, puoi, non si può sfuggire da quello. Allora, la via è questa. Parcheggiamo qua. Sì. Più avanti. Ma già qua ce ne sono da pulire. Aspetta, veniamo indietro a fare questi. E possiamo fare questi due isolati indietro. Aspetta un botto lontano. Io ho il pompo. Quindi io farò copertura da vicino. Ah, possiamo anche provare a tirarne un po' e usare il pompa. E in caso te li... Aspetta, aspetta, tiriamone un po'. Mi sacrifico io per la causa. Cioè, perché in realtà li possiamo sempre outrunnare, vedi? Non è che bisogna avere ansia. Aspetta, aspetta, facciamo un bel gruppone, bro. Spara. Facciamo un gruppone con questi qua che abbiamo, ok? Che bisogna fermarsi per mirare bene. Sì, ma poi li corri, ti fermi, miri e poi li spariamo tutti, capito? Aspetta, aspetta, raggruppiamoli tutti questi per capire. E niente, li sparo. Aspetta, falli raggruppare. Questo mi ha rotto il cazzo qua. Minchia, sto macete un botto di danno, bro. Il damage è quasi pieno. Solo tre. Cazzo, sono finiti quegli altri. Non ho capito se fa danno collaterale questo, non penso. Sì, probabile. No, in che senso? Ti fai i danni a te? No, che se ce ne due in fila ammazza entrambi. Sì, penso di sì. E qua non c'è già più nessuno. Questa casa è vuota comunque. No. È vuota nel senso che non c'è. È mezzo amato. Empty jar, ma se non c'è il... Bro, ce n'è, è pieno, prego. Vai. Spara. Porco Dio! Chiaro. Era tantissimi. Dio. C'è qualcun altro, eh?
Senti? Eccolo. Vabbè. Dottorissimo. Buongiorno, Oh! caro. Pezzo di merda! A posto. Sì, ti ha bucato i vestiti. Per qualcun altro. Ma cos'è la saga? Chi mi è cazzo mi ha invitato? Poi per una casa vuota. Ma questi erano andati a pippare in bagno. Ecco perché erano tutti lì. Però non c'era la bamba, quindi no. 14 diversi. Dove era un garage? Vado al prossimo. Di gente, sento. Mi sa che la casa qui. Ho il mio garage. Sì, è il mio garage. Niente, mi sa che devo spaccarlo. Box of nail, boh. Buongiornissimo. VHS, ma non di skill. Mi ha fatto cagare addosso. Io non l'ho aperta, eh. Oh, Jarlid, godo. Modestissime aspettative. Dov'è il bagno? Nell'angolo, credo, sopra.
Sono molte cose per metalworking qua, però. Ho una motosega. Sono pezzi di armi, ma le munizioni non ci sono. Facendo duretti, così almeno porto carpenteria al 2. In che casa? Ah, questa qua ancora. Esatto, quella lì. Mi segno in blu quelli da scarpentare ancora. Qua si è buttato uno dalla finestra. Classicone. Sono ste porte. Non è vuota sta casa, che tristezza. Cazzo è che bussa? Prima di Geo. Forse in questa. Eccolo. Sto facendo queste cose abbastanza in velocità, alla fine guardo solo per i libreria e cibo. Cosa qua l'hai fatta? Io boh, non mi sono dimenticato. Oh, meno male, non mi sono graffiato. L'ho fatta. No, scarpenti. Sì. Fishing al 5, trapping al 5. The Metalwork Magazine. Questo che Sì, fa? ci sono. Make metal containers. Ok. Oh, questo c'è una bella libreria. Carpentry all'1, fishing al 2. Nope. Oh, doppia cassetta. Videocassetta di Carpentry, bro. No, vabbè, sborro. Se solo avessimo il libro. Beh, io me le posso guardare in solitario. La storia di una vita, insomma. Ci sta.
Oh, c'ho lo zaino pieno e... Solo più una casa da fare in questo isolato, poi tornerei che sono le 7:20. Ti do un simple bet, 40 punti mi danno. È bello sparare. Io Sì. aumenterei il loot delle ammo. E a fa culo. Ci sta, ci sta, ci sta. Ha Divertente. anche più senso trovare più munizioni che armi, sinceramente. Questo dove cazzo è uscito? Ok, in questa casa c'è parecchia roba. Di cande. Cande cazzi. Devo aggiungere anche la mod per farci le armi scrapped. No, quelle sono tutte un po' broken. La pistola d'aria compressa che era una bomba. Cioè, faceva cagare, però era una figata. Vabbè, torniamo alle macchine, quindi sì, direi di sì. Sì, ma solo per venire qua. L'ultima casa ancora da lootare. Tu hai spazio? Sì, un po' sì. Vabbè, vado direttamente alla... Ciao Gattu. E non parte questa, è una merda. Ma guarda, col motore a 100, ma non parte. Va bro. Macchine americane. Oh cazzo. Ma vedi che cagato. C'è gente, eh? Sì. Sì, ma mi è passato dietro, mi ha fatto cagare addosso. Non è un omicidio, è uno zombie, non è più vivo. Ok, prendiamo il cibo da sto posto e boom. Poi mi sa che stacco e mi faccio una balatrata, ti dirò. So che è Ci sta. tardissimo, ma sono nel mood. Ci sta, io vado a farmi interi game su roll, magari. Carpentry al 4, bro! No, vabbè. Il miracolo. Il miracolo. In quest'ultima Cioè che casa. si guarda le videocassette allora, prima di staccare, che dici? Oh, fammi fare... Aspetta, che mi serve il 2. Fammi fare un letto. C'è un letto di merda, no? Vedi, ah, Magazine Autostar Tuning Atelier Standard Models, queste qua Vedi, sono. sì. Ma tu prendile sempre le riviste che non hai letto, anche se ce le abbiamo dopo, tanto non pesano tanto. Ok, ho fatto il 2 finalmente. Roll off. Need a mesh ball. Però possiamo anche andarci. Hai lootato tu il resto di questa casa? Ma non c'è niente di che. Però sì.
Andare per librerie. Adesso è solo più metalworking che ci manca. Mi accompagni alla macchina? Se mi sedessi nel posto giusto, sì. Beh, dove c'è la tua, no? Perché guardare le videocassette insieme non sbatti, perché tu hai un bot, cioè hai l'exp aumentata. Sì, possiamo farlo domani. Sì, no, ma nel senso che, cioè, mentre io la sto guardando, cioè tu la stai guardando nel senso che lo guarda anch'io la stessa cassetta, capito? Dobbiamo guardarla in due momenti diversi. Ok. Perché tu exp molto più in fretta. Quindi io, cioè, nel senso, tu la stai guardando, io posso usare. Io faccio altro e viceversa. Ah. Non ho capito bene perché, ma ok. Perché, bro, tu c'hai 125% di XP in più. Sì, ma io ci metto anche molto di più a fare un livello. Oh, si è spento il fuoco qua. Aspetta, l'avevamo tirato più su. Vedi che sono... Ah, è andato fuoco questa casa qui. Ok. Vabbè, dai. Me la collo. Sono un po' mancato, bro. Mi cappotto. Ma, bro, ma io non sto facendo niente. Mi sono fermato io da quando siamo... Buggato sta cazzo di cosa. Sì, qua c'è da provare la campfairata. Era qua che c'era un po' di auto, però non c'è, non si è marcesso. Se ci vuole della polizia. Niente, a te piace da questa strada. Questa mi piace, sì, nonostante sto coso sia una merda sull'erba. No, perché così diamo anche un check che non sia arrivata gente. Se no uno viene qua tutto tranquillo a far benzina, bang. Beh, capita, è proprio un classico. Abbassare la soglia d'attenzione, la guardia. Sì. Posso leggere alla guida? No, non credo. Vabbè, lo si può fare. Lasciala tu e apri il cancello che io c'ho roba dentro. Yes. No, credo... Fanculo. Sono degli alberelli piccolissimi. E saranno appena nati, poi li togliamo. Poi. La madonna. Però ti hai girato bene. Ero giusto, ma è. Preziosissimo Carpentry 4. Invece, autostarti un cazzi. Adesso vediamo quanti ne avevamo. Accendi il generatore, non vedo una minchia, please. Allora, quel... Ne avevamo 3. Il tuning. Avevamo standard models. Sì. E basta. L'unica domanda è quanto poi questi create protection, quanto stai te lo scrive teacher replies basic tuning standard tuning. Vabbè. Questi in realtà ti come leggerli tutti, no? La domanda è quanto poi le rende resistenti. Mio Dio, da dove arriva questo?
Sturnioli, benvenuti. Boh, non avendo mai provato, non so dirti. Vi avverto che adesso ci sposteremo su un gioco incredibile che si chiama Balatro. Che se non conoscete, avete sbagliato. Beh, quindi adesso Carpentry posso portarlo al 10. Quattro cassette abbiamo. O tre? Sì. Ah, penso te ne basti, ti basti leggere il libro e guardartene una, sai. Hai fatto te Limonta? No, io ho fatto Minnarone. Limonta non è veramente un bot, è uno che fa finta di essere un bot. Va bene, dai, pensiamo bene che cazzo fare. Cosa? Sì, Limonta non è un bot. Almeno secondo le mie indagini non è un bot. No, no, non credo sia un bot. Era anche la Michelle oggi. È uno che fa finta di scrivere come un bot per fare un po' di effetti. Ma io ho avuto un bot Minnarone. No. Una volta Caldo è magari. troppo reattivo, ti risponde troppo in fretta e ti tagga. Il mio bot Minnarone invece ascoltava, scaricava l'audio della live, lo trascriveva in testo e poi lo mandava a ChatGPT per generare una risposta. That was pretty amazing. Ho anche giuccato un bel po' di streamer con quello. Va bene, mi metto su Balatro, se no finisco alle 6. Va bene. Io sto provando a leggermi più fretta possibile tutti questi, ma. E Buonanotte, ancora, ci buona. penseremo delle attività specifiche da fare, perché sono un po' combattuto come cazzo pulire le Boh, bisogna vedere. Studieremo. Yeah. Buona continuazione. Ciao, generalone. Ci vediamo in chat. Bella.